Sembra non conoscere fine l'emorragia di sconfitte per il San Nicolò, giunto alla sesta amarezza consecutiva, almeno in questa occasione patita in maniera del tutto immeritata. A passare sul terreno sempre meno amico di Piano d'Accio, stavolta è l'Astrea. Subito in campo dal primo minuto l'ultimo acquisto san nicolese Porchia, che guida il reparto arretrato a 4 in coppia con l'under Pulci. Caparella si conferma trequartista alle spalle di Ragazzo, supportato dalle ali Costantino e Piccioni. Ferrazzoli invece mantiene i ministeriali fedeli al 4-3-3, costituito dal temibile tridente Simonetta di Iorio Giuntoli, con la regia affidata all'intelligenza di Pentassuglia. Dopo una fase di studio al 21esimo l'Astrea passa. Simonetta, quasi indisturbato nel cuore dell'area di rigore, piazza di testa la zampata vincente per i laziali 0-1. Risposta teramana sta in questa palla da fermo. Dal piede di Petronio svetta di testa proprio il neo arrivato Porchia, senza tuttavia centrare lo specchio. Sulle occasioni da palla inattiva però il San Nicolò conferma tutti i suoi patemi. Su angolo battuto da Simonetta e Cipriani, sempre di testa, fa gridare al raddoppio. Gli uomini di De Amicis, con il tecnico in tribuna a causa squalifica, sembrano tener botta. Al 29esimo solo l'esterno della rete dice no all'incursione di Pulci sugli sviluppi di un corner. L'ex tecnico dell'Alba Adriatica prova a dare ulteriore peso offensivo, inserendo Padovani in luogo di Gialloreto e indietreggiando Piccioni nel ruolo di terzino. Tutto è inutile perché sempre con irrisoria facilità l'Astrea va sullo 0-2 al 41esimo. Punizione morbida di Pentassuglia. Di Iorio ancora di testa punisce la nuova amnesia della frastornata difesa teramana. All'intervallo il quadro è già sportivamente drammatico. E Capitan Petronio a suonare la carica inizio ripresa. Tre giri di lancette ed il suo fendente sfiora l'incrocio. La pioggia, che intanto inizia a cadere a Piano d'Accio, diventa linfa vitale per l'attesa reazione dei locali. Così al minuto 61 la retroguardia ospite sale in ritardo. L'assist di Antenucci è puntuale nel premiare l'ingresso di De Santis, bravo a deludere la tattica dell'offside e a riaprire il match 1-2. Passano 5 minuti e i teramani agguantano clamorosamente il pareggio. Caparella indovina una traiettoria micidiale per baciare il palo interno e griffare il prezioso 2-2. Donadio intanto subentra ad un esausto Ragazzo al 69esimo, con Padovani che diviene punta centrale. La generosità di Piccioni meriterebbe ben altra sorte quando al 79esimo, dopo una sgroppata di 20 metri, chiama in causa i guantoni di Turbacci. Il pari sembra accontentare entrambe, ma al primo di recupero si materializza l'atroce beffa per i padroni di casa. La difesa teramana si perde per strada e il neo entrato Battista, che tiene chiaramente in gioco Simonetta. La punta laziale ha tutto il tempo per infilare comodamente l'incolpevole Biasella per il definitivo 2-3. Le proteste all'indirizzo del primo assistente non mutano il succo di un'altra domenica indigesta e il calendario, peraltro, non sembra neanche dare una mano con Maceratese e Jesina alle porte. Sì, tre punti che nel primo tempo abbiamo sicuramente meritato. Il secondo tempo un pochino ce la siamo complicata perché siamo un po' una squadra dei matti e gli piace soffrire così ai ragazzi, non c'è verso. Però penso che nel secondo tempo c'è anche da dire che la reazione del San Nicolò è stata una reazione importante, ci ha messo in difficoltà, poi a giocatori importanti, perché Porchia, Piccioni, Caparella, insomma. Noi il merito è quello di averci creduto fino alla fine. Poi avevamo qualche infortunato perché avevo soltanto tre punte, quelle che sono scese in campo, non avevo cambi di punte in panchina. Però ripeto, dopo le amnesie del secondo tempo sono stati bravi a crederci fino alla fine, quindi alla fine è stato quasi, il campo era vuoto, tutte e due le squadre hanno cercato di far gol, fortunatamente l'abbiamo trovata noi e non credo che si possa dire che abbiamo rubato qualcosa, insomma. E mai tutte queste difficoltà su situazione da palla inattiva, però? Ecco, questa è una bella domanda. Noi, ho visto il mister De Amicis, ci lavora tantissimo, avevamo le marcature e prima della partita ripetiamo sempre le stesse cose, poi purtroppo non so che succede, scatta qualche molla che abbiamo sofferto, davvero ogni palla era un pericolo. Ripeto, però nonostante questo abbiamo reagito, una partita di carattere, avevamo raggiunto il pareggio e forse ci dovevamo accontentare.